L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Eccoci, professore, buongiorno. Ero in ritardo perché stavo registrando per Bruno Vespa la puntata, credo che di lunedì, in cui si parla della Vergine. Sì. Anzi, la puntata dell'8 dicembre, della Vergine. Mm-hmm. E io sono alla mostra di Filippino Lippi e di Botticelli a vedere la visione di San Bernardo, in cui San Bernardo guarda la Vergine e sembra leggere le sue parole di Dante nel Paradiso. Ed è un esempio di piena di grazia, il più alto forse. Bellissimo, no, assolutamente bellissimo. Mentre voi chiamavate io stavo, eccolo qua. No. Ecco, lo tengo così, no? Sì, però con, sì. L'altra mano. Con l'altra mano, aspettiamo un attimo allora. Certo, certo, certo. Sto facendo la ripresa di... Certo, certo. Il contributo, eccolo qua, eccolo. Tutto ecco, rigorosamente in diretta. Ho paragonato l'Antonello La Messina, sì, annunciata alla visione di San Bernardo, e ho indicato... Credo che la critica non sia concorde, ma è stato già da altri indicato che l'ispirazione del dipinto di Filippino Lippi sia il 33esimo del Paradiso, dove dice Vergine alta più che creatura, e indica questa condizione perfetta della Vergine che è creata e che insieme crea Dio. Certo. Senta, professore, io ieri sera ho assistito a quel tanghero delle Iene che le ha fatto quel giochetto del microfono con il getto d'aria. Allora, mentre lei ha fatto la cosa più logica che chiunque dovrebbe fare, cioè intanto gli ha fatto prendere nome e cognome dicendo lei questo non lo può fare perché lei lede la mia persona fisicamente, intanto, quindi no, è una sorta di attentato. Ma io noto che c'è un costume ormai che fa passare qualunque cosa, tipo lo scherzetto di quel tanghero che prima di lei ha offeso tutti coloro i quali passavano da presso. Ecco, ma è un problema da parte di tutti dire a questa gente quello che ha detto lei? Sì, no, era, voglio dire, io ero pronto a discutere, loro dicevano una cosa giusta, che penso anch'io, allora presto. Ciao, sì. Ciao, grazie. Uh-huh. Una cosa giusta che è che c'è una arrivederci ragazzi, sì, scrivono sempre le stesse facce in televisione, purtroppo pensavo anche alla mia, adesso delle signore molto gentilmente mi hanno detto che mi vedono poco, sì, è vero che se uno guarda tutti i famosi talk con gli opinionisti di diverso calibro, sì, finiscono per essere sempre gli stessi, sì, e questo pone un invecchiamento o forse un'abitudine o il pensiero che la gente vuole vedere delle facce nostre. Ma che io convenivo su questo, stavo argomentando. Sì. Se un artista al quale tu dai il tuo stesso per rispondere, e tra l'altro convenendo sulle osservazioni che ti fanno, sì, e loro invece reagiscono con una buffoneria di cui tu non sei consapevole, che diventa un'aggressione fisica, anche se non... come dire, grave, nel senso che non ti feriscono, ma ti deformano la faccia, sì, ti fanno sentire questa specie di fisicità dell'aria che ti indirizzano contro, come con una carabina quando eravamo bambini. Ad aria compressa, certo. Aria compressa, di là. Allora, evidentemente, uno può anche ritenere che ci sia qualche cosa di ingiustificato e di illegale. Certo, sì. E allora ho valutato questa cosa, però poi d'altra parte, siccome il fatto è minimo, uno preferisce rinunciare a andare, certo, che però indica il cattivo costume, esatto, quello di non convenire, non argomentare, non discutere, ma fare delle provocazioni fisiche, certo, che sono, però, ecco, voglio dire, il peso della cosa è relativo. La vita di un uomo è talmente marginale, è relativo, che è come una litigata al bar, insomma, una, esatto, litigata al bar può diventare, vabbè, se diventa una rissa violenta uno può anche andare a fare i pugni, altrimenti uno che fa? Dopo la rissa al bar va in tribunale e porta la sua vita per altri 100 giorni, 100 giorni dico forse meno di 100, ma non so, 20 giorni in tribunale di cui 3 anni di causa, cioè tutto questo è sproporzionato alla cosa, però certamente il costume l'ha stigmatizzato. Ma non c'è dubbio. Senta, c'è una signora di nome Monica Marioni, la quale la erge a proprio lei la figura
classica per quanto riguarda la signora Monica Marioni, che poi ha dato luogo ad una mostra che la definisce essere il più attivo e visibile tra i plenipotenziari dell'arte, che testimonia chiaro e semplice che egli è il migliore tra i pari. Lei ha notizia di questa signora Monica Marioni? No, ho notizia nel corso della mia vita, sì, di molti testi, poesie indirizzati a me come se fossi Laura. C'è, sì, una poetessa di Crema che, sì, ha scritto forse 1000 sonetti che per lungo tempo poi mi ha indirizzato e adesso non so se li scriva ancora. E poi ci sono diversi libri anche in versi, che, per cui che sul piano della riflessione una signora lo faccia, mi sembra una cosa doverosa nei suoi confronti, no, ecco, diciamo non dico così. Doverosa, ma possibile e prevedibile. Poi questa in particolare non la conosco, sì, anche perché indica un dato oggettivo, cioè che molti di noi si occupano d'arte, nessuno si preoccupa di darne notizia, certo, o di cercare di introdurla nella conversazione, nei libri, nella, come io ho fatto nel corso di questi anni. Io l'ho fatto meno di quello che avrei dovuto fare, per cui se uno pensa a un critico d'arte, pensa a me, che ho nobilitato questa figura rispetto alla sua dignità e al suo rango, non rispetto al fatto che io abbia fatto le cose migliori degli altri, che è una cosa che si può valutare e discutere su quello che uno scrive. Ma certamente se uno domandava a un ragazzo del 1980 cos'era un critico d'arte, non avrebbe saputo indicare né un nome, né un volto, né una funzione. Oggi è una delle cose possibili, cioè il critico d'arte ha riacquistato una dimensione, un'identità. Certo, senta, c'è una nostra ascoltatrice, Silvia, che dice: ho sentito che partecipa alla presentazione del libro Pieni di Grazia. Potreste chiedere al professore un'opinione su Barbara Parombelli, donna che io stimo molto? Grazie, Silvia. Beh, la Parombelli è una donna che ha sempre avuto una grazia anche nella funzione difficile di giornalista, che spesso è una funzione che richiede poca grazia e molta aggressività, sì, e non è aggressiva. Tutte le volte che si è immaginato che le donne fossero chiamate a discutere argomenti con me in una dimensione anche di dialogo e non di identità di vedute, io ho indicato sia alla Mediaset che alla Rai la Parombelli, quindi sì, condivido questa. Dovendo decidere una partner o una persona con cui discutere argomenti della società, della vita, anche della politica, anche le vicende che riguardano il costume e anche il costume politico, io devo dire che ho sempre trovato nella Parombelli buonsenso, avvedutezza, capacità di dire cose diverse dalle solite ovvietà. Insomma, è l'opposto della Rampino. Eccola là, è proprio l'opposto. Le dirò, ecco, che poi lei mai avrebbe detto quelle cose che ha detto della Rampino, certo, detto. Certo. Le dirò che poi per quanto riguarda la femminilità della Parombelli, a me suscita pulsioni importanti, non me ne voglia Rutelli, ma ecco, vedo in lei un fuoco che cova sotto la cenere. È possibile questo, professore? Beh, io non l'ho provato, anche più conosco la Parombelli da prima di Rutelli, come sempre io gli anticipo. Ovviamente, certo. La Parombelli nel 1978, sì, lavorava con me ed era la ragazza che raccoglieva da mia madre o dalla mia segreteria, la mia embrionale segreteria, gli articoli che io iniziavo a scrivere per l'Europeo. Ecco. Io ho cominciato a scrivere per l'Europeo di Lambertini nel 78 e lei in quello stesso momento era nella redazione con Pasquale Chessa, e quindi credo che fosse lontana dal matrimonio con Rutelli, poi non so se fosse già lo conoscesse, quindi si parla di 33 anni fa. Sì. Quindi era una ragazza, ma era già di avveduta e precisa. Sì. Il componente che lei vede nella sua lascivia, certo, era sottomessa alla componente invece razionale e di capacità di lavoro, per cui l'ho sempre vista come una giornalista con l'occhio piena professionale. Poi era una ragazza allora, certo, sono passati più di 30 anni e non so, poi ha sposato Rutelli, che prova che quello che lei dice è una conseguenza
conseguenza del matrimonio, cioè certo, tutto quello che il matrimonio non ha espresso, certo, per la sua stessa natura, essendo rimasto compresso, certo, si manifesta all'ignaro, a quello che nulla conosce di questa vicenda se non la dimensione esterna, certo, come la necessità di compensazione di quello che il matrimonio non ha potuto dare. Ovvio. Lei ha una ventina d'anni da recuperare, certo, nella gestione Rutelli, per cui sono quelli che... Mentre io in quei vent'anni ho visto Rutelli, per cui certo, lo vedevo in Parlamento e l'ho visto passare da Pannella alla Margherita, ai Preti, con una... Da Pannella Fisichella è passato lui. Da Pannella Fisichella non è neanche male questa. Va bene, noi ci dobbiamo gioco forza sentire poi domani perché... Ma voi avete una parietica incombe? Abbiamo una parietica incombe, ma soprattutto abbiamo il GR e tutto quanto. La Parietti è la pazza Parietti di lei. È pazza di lei. Sì, sì, sì. La Parietti perché c'è la Parietti rispetto alla Palombelli c'ha la componente, diciamo... non possiamo dire la parola, insomma, attenzione però, attenzione la componente diciamo ecco la componente sì, cioè, diciamo certo, ecco che è esorbitante per rapporto alla signora sì, Palombelli sì, nel microfono insomma ecco appunto il microfono invaso e attenzione dunque ci sentiamo domani un abbraccio grandissimo oggi per chi è a Milano che ci sente da qua se sì, mai sta andandoci come me sì, alle 18:30 allo spazio Crizia presento le piene di grazia che accompagneranno i nostri giorni fino alla loro consunzione, consumeremo tutta la loro grazia. Molto bene, un abbraccio, a domani, sì, professore Vittorio Sgarbi.